tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi, come vedete dal titolo, vi parlerò dei libri che ho letto nel mese di novembre. Ma prima di tutto voglio fare un piccolo annuncio che avevo già anticipato su Instagram, ovvero che dal prossimo anno, quindi da gennaio, ho intenzione di modificare leggermente questo canale, nel senso che mi piacerebbe introdurre nuovi contenuti oltre ai libri, ovviamente, che sempre rimarranno. Questo perché? Perché mi sono resa conto che ci sono tanti argomenti nella mia vita che mi interessano e che mi piacerebbe condividere con voi, ma soprattutto mi piacerebbe poterci scambiare delle idee, delle opinioni su vari argomenti. Ora me ne vengono in mente un paio, per esempio il fatto che mi sono interessata molto sugli acquisti ecosolidali, quindi come sono arrivata a questo insomma argomento, che cosa è cambiato in me, come mi sto orientando adesso, eccetera. Oppure il mondo del teatro, che è una cosa che a me piace molto, nella quale sono inserita anche con un piccolo gruppo di giovani con i quali insomma condivido questa passione, e mi piacerebbe parlarne, mi piacerebbe fare più vlog, quindi insomma voglio cercare di portare altri contenuti, qualcosa che mi ispira, che mi appassiona nella mia vita e poterli condividere con voi. Quindi se riuscirò, da gennaio mi piacerebbe pubblicare due video a settimana, quindi uno durante la settimana che parli per l'appunto di argomenti esterni ai libri, sperando di trovare anche, di incontrare anche il vostro gusto, e chiaramente quello della domenica che rimarrà sempre dedicato ai libri. Io spero veramente di farcela, perché voglio investire più tempo su questo canale e soprattutto riuscire a dare spazio a tante cose belle che ci sono, in modo da creare qualcosa che vi possa e ci possa in qualche modo arricchire. Detto questo, spero l'idea vi piaccia e direi di cominciare subito con le letture del mese di novembre. Come sapete, sto portando avanti la mia TBR e se non l'avete visto vi lascio il link qui. Non ricordo mai se è qui o qui, ma credo qui. Comunque vi lascio il link al video nel quale appunto vi faccio vedere qual è il mio obiettivo, quindi libri che voglio leggere entro Natale o comunque entro dicembre. Fatto sta comunque che ho portato avanti questa TBR e questo mese ho letto 3 libri. Sono pochi, lo so, ma in realtà capirete perché, uno era lunghissimo e quindi ha occupato gran parte del mio mese. Il primo di cui vi parlo è Cyber Cinderella, l'unico titolo in inglese che avevo inserito all'interno del mio TBR. Questo libro in realtà non l'ho finito e non lo finirò, quindi ve ne parlo adesso perché comunque non avremo modo di riparlarne. Cyber Cinderella è una storia che in realtà doveva essere molto carina, nel senso che è questa ragazza un po' anonima, anzi sicuramente anonima, che si chiede spesso se rimarrà mai nella mente delle persone, e scopre una volta digitando il suo nome su internet che qualcuno ha creato un sito su di lei, quindi mettendo informazioni su di lei, le sue foto, come se fosse per l'appunto una persona famosa e appunto alla quale i fan sono interessati e non vedono l'ora di scoprire qualcosa di nuovo su di lei. Quindi da una parte lei si compiace di questa cosa ed è felice di non essere finita nel dimenticatoio delle persone, ma appunto si rende conto che qualcuno effettivamente è interessato a lei e non l'ha dimenticata, ma allo stesso tempo comincia ad impaurirsi chiedendosi chi mai possa aver pensato di fare una cosa del genere. Quindi la storia è anche carina, rimane il fatto che purtroppo l'ho trovato un po' noioso, soprattutto all'inizio, quindi vado avanti lentamente, e in più l'inglese utilizzato in questo libro è un pochino troppo difficile per me, nel senso che riesco a capire ma mi devo concentrare molto. Da una parte ho 10 libri da leggere e voglio portare a termine la TBR entro la fine dell'anno, dall'altra ho veramente poco tempo perché ve ne dovrei parlare, comunque il mio lavoro mi ha impegnato tanto. E oltre a quello, dato che ho fatto un tirocinio, dovevo arrotondare in qualche altra maniera, quindi ho lavorato tanto anche dopo l'orario normale di lavoro, quindi chiaramente il tempo era ridotto e avendo da leggere tanto non ce la facevo a dedicare tutto questo tempo a un libro che mi impegnava così. Non credo che lo riprenderò, perché se un libro non mi ha presa, non mi ha presa, quindi va a finire che comunque non mi metterò a rileggerlo, e quindi niente, questo ci ho provato ma non è andata.
Il secondo libro che ho letto, e appunto vi dicevo che era lunghissimo, è questo. La colonna di fuoco di Ken Follett, quindi eccolo qua, 900 pagine, l'ho letto nel mese appunto di novembre. Allora, questo libro è il terzo della trilogia di Kingsbridge, iniziato con I pilastri della terra, poi Mondo senza fine e questo. Quindi questa è la storia di varie famiglie, varie persone appartenenti a varie classi sociali, che quindi con la loro storia e le loro storie che si intrecciano anche tra di loro, e vivono tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600, e la storia si svolge tra la Scozia, tra i Paesi Bassi, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, anche se in realtà principalmente si svolge in Inghilterra e in Francia. Allora, abbiamo qui una serie di personaggi inventati e una grandissima serie di personaggi realmente esistiti, perché qui le vicende si svolgono ad un livello alto nella scala sociale, nel senso che molto spesso i personaggi sono vicini ai re dei vari stati che c'erano all'epoca, quindi per l'appunto in questo caso, ma in poi in tutti i libri di Ken Follett, i personaggi veri si sono mescolati a quelli inventati da lui. I personaggi per l'appunto agiscono in varia maniera, hanno le loro vite private ed una vita appunto dedicata anche alla politica, alle trame, agli intrighi, eccetera. Il libro è molto bello, ovviamente Ken Follett si rivela anche in questo un grande maestro del romanzo storico, e si vede che l'autore ha lavorato tanto dietro a questo libro, per costruire la storia di questo libro, quindi l'ambientazione storica è spettacolare, i personaggi sono ben descritti, la storia è avvincente ovviamente, quindi nonostante che i personaggi siano molti si ricordano bene, quindi si è rivelato un libro molto bello. Purtroppo però secondo me è meno bello di dei Pilastri della Terra e di Mondo senza fine, per alcuni motivi. Il primo è il fatto che non si svolge quasi mai l'azione a Kingsbridge, purtroppo, quindi mi è dispiaciuto, perché comunque quella cittadina che era nata con il primo volume era un po' la linea guida, il filo rosso, il filo rouge che collegava i tre libri. La seconda cosa che mi è piaciuta un po' poco è il fatto che viene dato tantissimo spazio alle trame politiche più che alle trame private, tra virgolette, dei vari personaggi. Quindi io mi sono sentita un po' meno in empatia con i personaggi rispetto agli altri libri, perché comunque mi sembrava in alcuni punti di leggere un libro di storia. C'erano tantissimi nomi di reggenti, di famiglie reali, di cardinali, alcuni addirittura hanno lo stesso nome, quindi si creava anche un po' di confusione, e quindi insomma ho apprezzato un po' poco questo concentrarsi quasi esclusivamente sulle trame politiche e molto meno su quello che è poi in realtà un romanzo. E inoltre i personaggi sono tanti e secondo me qualcuno è inutile. Uno in particolare non sappiamo neppure come va a finire, e non mi so spiegare perché ogni tanto compare, viene raccontata la sua storia, ma in realtà non mi ha dato tanto, mi è sembrato un po' per di più, ecco. Comunque diciamo che quello che mi ha che ho notato di più è che non ho provato tanta empatia per i personaggi, cioè mentre con gli altri due libri, quando li ho terminati, io per tanto tempo la sera mi capitava con la mente di tornare alla storia, di ripensare a loro, di pensare alle vicende che avevano vissute e così via. Qui li ho sentiti più estranei, perché per l'appunto c'era tanta concentrazione sul mondo politico, quindi è questo che mi è piaciuto un po' meno, e quindi credo che mi rimarrà un po' meno in mente rispetto alle altre due storie, che invece ricordo molto bene. Questo non toglie che il libro sia bello, che comunque valga la pena leggerlo, perché è chiaramente un romanzo storico curatissimo, e poi se amate, comunque avete amato gli altri due libri, non mi sentirei di sconsigliarvi questo, solo perché ha qualche piccolo difetto, che in realtà non è un vero e proprio difetto, è qualcosa che lo differenzia dagli altri due e che quindi lo può rendere migliore o peggiore. Per me è stato un po' peggiore, però fatemi sapere se l'avete letto e che cosa avete pensato. Infine, l'ultimo libro che ho letto nel mese di novembre, che ho finito praticamente due giorni fa, è Martin il romanziere di Marcel Aimé. Questo libro l'ho comprato al Salone del Libro di Torino, da presso l'Orma Editore, per l'appunto, insomma, durante quell'evento a Torino, e sono felicissima di averlo letto, perché è una raccolta di racconti. Ci sono all'interno, ve lo dico, 6 racconti, e sono veramente molto carini. Se non erro, nella prima parte del libro c'è scritto che
Questi in realtà non sono racconti messi insieme in questa maniera dall'autore, ma sono stati presi tra i vari racconti che l'autore ha scritto in vari momenti della sua vita e sono stati inseriti all'interno di questo libro. Ogni racconto è veramente interessante, coinvolgente e simpatico, ma allo stesso tempo fa riflettere. È ambientato in un mondo quasi fantastico, ma molto reale, nel senso che ci sono tantissimi rimandi alla vita reale, alla storia che abbiamo effettivamente vissuto. Un esempio su tutti: nel primo racconto si parla del razionamento del tempo, nel senso che le persone che svolgevano un lavoro considerato inutile o comunque meno utile alla società rispetto ad altri avevano la possibilità di vivere la loro vita soltanto per una parte del mese, nel senso che non dovevano gravare sulla società per tutto il mese, quindi avevano dei buoni da poter spendere e che gli permetteva di vivere per una settimana, 15 giorni, 20 giorni in base all'utilità del loro lavoro, e poi per il resto dei giorni del mese scomparivano per ritornare poi il primo del mese successivo. Questo fa ridere, ci fa sorridere, insomma, però in realtà ci fa anche pensare ai razionamenti che ci sono durante la guerra, a quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio riguardante le persone considerate un peso per la società. Quindi da una parte c'è questa risata, questo descrivere un mondo assurdo e fantasioso, ma che così assurdo non è, e anzi ci rendiamo conto che come la storia raccontata qui è assurda, anche il nostro mondo reale delle volte si è rivelato veramente assurdo. Ho amato tutti i racconti. Sicuramente i miei preferiti sono stati per l'appunto il primo, che si chiama La carta del tempo, e poi mi è piaciuta moltissimo L'anima di Martin e Ricaduta, e sono stati veramente veramente carini. Comunque tutti meritano di essere letti, e secondo me il filo conduttore tra tutti i racconti è questo: il fatto che per quanto si cerchi di portare il cambiamento vero all'interno del mondo, di una società, in realtà questo cambiamento non avverrà mai, nel senso che c'è un inizio di cambiamento, poi vengono fuori i problemi e si ritorna allo stato iniziale, come se la storia non insegnasse niente e alla fine sia tutto un cerchio e si ricomincia sempre da capo. Nei rari casi in cui il cambiamento non porti obbligatoriamente ad un ritorno agli esordi, avrà una fine tragica. Ecco, questo è quello che io ho notato nelle varie storie. Non voglio dirvi di più perché le storie sono troppo carine, troppo interessanti per essere svelate, quindi spero che lo abbiate letto o che lo leggiate, e soprattutto vorrei avere la vostra opinione sui vari racconti e che cosa hanno trasmesso a voi. Bene ragazzi, per terminare la TBR mi mancano 4 titoli. Quindi dovrei riuscire a farcela entro tutto il mese di dicembre, sperando di non avere troppo da fare e quindi di riuscire a leggere abbastanza. E sono abbastanza felice perché comunque i libri che mi sono lasciata per ultimi sono anche quelli 3 su 4 perlomeno che mi interessano molto e che sono sicura mi prenderanno. Niente, quindi fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, se anche voi avete una TBR per l'inverno, che cosa vi aspettate di ricevere per Natale. Arriverà anche qualche video a tema natalizio, chiaramente, perché come mi avete scritto su Instagram vi piacerebbe vedere le decorazioni natalizie che ho messo in casa, e poi voglio sicuramente registrare la mia letterina a Babbo Natale in modo da condividere con voi quali sono i libri che vorrei ricevere per Natale, e poi insomma vediamo che cosa mi ispirerà questo periodo. E niente ragazzi, io come sempre vi ringrazio per i commenti sempre dolcissimi, siete stupendi, e niente, alla prossima, ciao.